Anna Maria Fellegara, preside di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica. Come nasce oggi un imprenditore? Un imprenditore oggi nasce con la consapevolezza che un'idea, una possibilità, se vogliamo dire un sogno, un desiderio che ha, possa tradursi concretamente in una realizzazione capace di durare nel tempo. L'imprenditore è un sognatore che sa dare gambe al proprio sogno e sa che occorre un impegno quotidiano, ma quindi che occorre costruirla, questa realizzazione, accompagnarla, vederla crescere, mettere in conto anche la possibilità che ci sia un fallimento, un arretramento. Ecco, quindi un imprenditore è un uomo coraggioso, una donna coraggiosa, geniale, quindi che ha un'idea nuova, ma che ha anche e soprattutto tanta capacità di buttarsi fuori, di buttarsi in avanti, perché non ha certezze, non ha sicurezze ed è guidata appunto da una stella, si potrebbe dire, no? Ecco, una delle parole chiave oggi è sostenibilità. Cosa significa? Sostenibilità significa che cresce nell'imprenditore l'idea della sua responsabilità. Quindi è una responsabilità che non può essere soltanto una responsabilità, come dire, limitata come in un'epoca storica passata all'ottima resa o l'efficiente resa dei capitali che ha investito. Ma deve essere una responsabilità più allargata agli impatti che il proprio agire economico determina sulle persone che coinvolge e sui territori nei quali si insedia. Ecco, l'Italia nasce da una cultura determinata anche dall'esperienza dei monaci, anche qui a Piacenza. Che cosa rimane oggi di questa pagina storica del passato nella cultura dell'imprenditore? Beh, dunque, a parte proprio alcuni modi proprio di approcciare alcune soluzioni, alcune tecniche che sono nate. Ah, per esempio, io sono un economista aziendale, le tecniche con le quali oggi si costruiscono i bilanci delle imprese arriva da un monaco. Quindi, cioè, alcune di queste idee, innovazioni portate in quelle comunità religiose, benedettine, francescane, cioè in quelle comunità religiose si studiarono all'epoca delle forme di condivisione per la soluzione di alcuni problemi di sopravvivenza di quelle comunità. Io credo che però la cosa più importante sia proprio un po' l'approccio che ci è stato proposto, che è rimasto storicamente valido, che era questo approccio contemplativo, no? Nella regola di San Benedetto, elora et labora, dove non necessariamente oggi noi pensiamo ai ritmi della preghiera alternati ai ritmi del lavoro, ma sicuramente una riflessione attenta del cosa si fa e del come si fa, costante, quotidiana, quindi una dimensione che non si affonda totalmente nel ciò che si fa, ma che riflette sulle conseguenze del ciò che si fa, che oggi chiamiamo sostenibilità, io la vedo direttamente collegata a questa, diciamo, origine, che i movimenti dei monaci ci hanno insegnato, soprattutto nelle nostre terre.